Ritorniamo in diretta in Voce delle Chiese, riapriamo con piacere il capitolo Tempo del Creato, che è piuttosto protagonista in questo periodo, beh, giustamente, visto che appunto fino al 4 di ottobre c'è questo momento di preghiera ma anche di azioni concrete che a livello ecumenico si portano avanti per parlare di ambiente, di quello che possiamo fare per cercare di ridurre la nostra impronta ecologica, il nostro impatto ambientale, soprattutto come ci si può mettere in rete, collaborare insieme per appunto cercare di aiutare un po' questo nostro mondo che non se la sta passando troppo bene. Allora, uno dei tanti incontri di cui vi ho già accennato sarà quello che si svolgerà il prossimo martedì, il 1 di ottobre, a Torre Pellice, organizzato dal Comitato Ecumenico del Pinerolese. A Torre Pellice perché? Beh, c'è un significato del perché viene fatto anche a Torre Pellice, perché davvero è un incontro, una conferenza, un momento di dibattito, di confronto che vuole dedicarsi al territorio. Noi ne parliamo con chi questo evento l'ha seguito e l'ha organizzato insieme appunto al gruppo che sta coordinando queste iniziative, Giancarlo Chiappello della Diocesi di Pinerolo. Buongiorno, benvenuto con noi. Buongiorno a te, Giancarlo. Ascoltatori, grazie dell'invito. Grazie a te. Allora, tu sei il coordinatore della pastorale sociale di Pinerolo. Di cosa vi occupate in generale e come si inserisce il vostro percorso in questo tema ambientale, ecco, nel tempo del creato? Ma guarda, la pastorale sociale si occupa appunto dei temi sociali, i temi del lavoro e quindi le questioni più legate al quotidiano, ecco, diciamo, e anche ai problemi che possono sorgere, immagina i problemi del lavoro, eccetera. Ma ci occupiamo di territorio, quindi dell'importanza della cura, del prendersi cura del territorio e delle comunità. E quest'anno c'è stata questa cosa molto particolare, credo molto bella, un po' una prima assoluta rispetto alla tradizione della settimana dell'unità dei cristiani, ed è questa richiesta che ci è arrivata di collaborazione tra la dimensione ecumenica e la dimensione della pastorale sociale. Quindi sostanzialmente il calendario di iniziative, e specificatamente l'iniziativa di Torre Pellice, nasce in questo contesto. Il tema della conferenza che si prevede appunto di realizzare a Torre Pellice è un tema, direi, molto attuale. Il futuro di un territorio tra siccità e alluvione, no? Questi due estremi in cui oscilliamo, in cui il nostro mondo oscilla, grandi eventi devastanti a livello di piogge, di eventi catastrofici, e dall'altra parte lunghi periodi invece di mancanza anche d'acqua. Li abbiamo visti anche in Piemonte, queste due realtà le abbiamo ben presenti anche in Piemonte in tempi recenti. Guarda, sì, il titolo è stato concordato appunto tra cattolici, valdesi, ortodossi. Ci siamo ritrovati insieme a ragionare e dire ci saranno appunto i tre momenti di preghiera, ma anche questa proiezione sul territorio e sui problemi, su un problema di stretta attualità. Come dicevi tu nell'introduzione, il creato ha bisogno di veramente un'attenzione, un prendersi cura straordinario. È complicato occuparsi di tutto, ci si è focalizzati su un tema, come dicevi adesso, di grande attualità, che è la questione dell'acqua. Perché la Val Pellice? Perché Torre Pellice? Perché tra l'altro ospitati, e permettimi di ringraziare l'Unione Montana del Pinerolese che quella sera appunto ci ospiterà. Perché tra l'altro la Val Pellice sarà interessata da un importante investimento legato proprio all'acqua che riguarderà l'intera valle. Quindi sono decine di milioni che
arriveranno sul territorio per aiutare questa dimensione, no, che abbiamo cercato di riportare nel titolo. Mi permetto di dire anche grazie al presidente del Concistoro di Pinerolo, Paolo Zibelloni, che devo ringraziare, che insieme a padre Ciprian, il parroco ortodosso, è stato diciamo motore di questa elaborazione, ed è un po' grazie a lui abbiamo messo a punto, abbiamo riassunto un po' questa dimensione, il problema e l'investimento che riguarderà un territorio importante, quindi le comunità devono fare grande attenzione e lavorare sulla partecipazione, sulla sensibilizzazione. Certo, e siccome un tema, come giustamente ricordavi Giancarlo, che riguarda un territorio, diciamo che è un ambito che supera, no, quelli che possono essere i confini della realtà religiosa, e chiama in causa gli operatori del territorio, i consiglieri, le amministrazioni, ma anche i servizi, perché sarà presente la SMAT, sarà presente Coldiretti, quindi tutto ciò che sul territorio opera e lavora e interviene, ecco, a vari livelli nella gestione proprio del luogo. Sostanzialmente sì, abbiamo cercato di essere molto molto concreti. Devo dirti, ho scritto un pezzo per appunto presentare queste iniziative, sono andato a rileggermi, e quindi questa concretezza l'ho ritrovata in un testo, e mi permetto di ricordarlo, di farne memoria, l'Evangelio della creazione di Paolo Ricca, che richiama proprio da questo punto di vista il valore della vita, quindi un richiamo a questa concretezza a cui facevi riferimento tu, cioè abbiamo messo tre momenti di preghiera e un momento di riflessione e azione sul territorio, perché le due cose non viaggiano separate, certo, ma viaggiano invece su un unico binario alla fine. Cioè, guarda, l'altra sera c'è stato il momento di preghiera presso la parrocchia ortodossa, ci sono stati i saluti di chiusura da parte appunto degli amici valdesi, amici ortodossi, e noi eravamo, la parte cattolica era rappresentata da Monsignor Vescovo, e tutti e tre ci hanno ricordato una cosa, cioè per ricordare il creatore dobbiamo prenderci cura della creazione. Certo. Certo, ed è un'azione, insomma, che tutti sono invitati a fare, credenti o non credenti, però insomma l'attenzione all'ambiente, l'attenzione alla creazione sicuramente è un'azione che non può fare che del bene, certo, all'ambiente, ma anche a noi stessi, quindi insomma una sorta anche di investimento per il nostro futuro. Quindi noi invitiamo tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando a partecipare a questa serata, perché davvero è molto interessante, riapre un po' una discussione sul territorio che forse in questo momento non c'era più stata, però è invece molto interessante tornare a parlare di quello che accade, di quello che accadrà, come giustamente ricordavi, di questi futuri lavori, investimenti che saranno fatti, il territorio, in questo caso Valpellice Pinerolese, il futuro di un territorio tra siccità e alluvione. Se ne parlerà nella sede della comunità montana di Torre Pellice alle 21 in questo incontro di martedì prossimo. E non c'è solo questo appuntamento, tu hai già ricordato il primo incontro alla Chiesa ortodossa, ce ne sarà un altro alla Chiesa valdese e poi un ultimo nel Duomo, insieme appunto al Vescovo Dario Olivero, che chiuderà insomma questo piccolo percorso del Comitato Ecumenico Pinerolese per il tempo del creato. Speriamo che poi il prossimo anno riproponiate delle iniziative insieme. Ma guarda, io lo spero, perché se posso dirti, si è creato un clima di amicizia veramente bello operando insieme, no? E quindi spero, l'idea che è espressa nella lettera di accompagnamento, di invito che abbiamo insieme elaborato, avrebbe due prospettive, quindi non un evento ma un innesco di processo, cioè la possibilità di far diventare questo appuntamento itinerante sul territorio e la possibilità di far nascere prossimamente, con i tempi che ci vogliono, le chiese,
gli enti locali, le associazioni che se ne occupano e si preoccupano, senza posizioni preconcette, ma appunto legate all'esperienza del territorio, una sorta di percorso laboratoriale che dia una mano al nostro territorio. Allora, è un auspicio. Certo, una prospettiva positiva, se non altro. Grazie, grazie, buon lavoro a tutti voi. Grazie a Giancarlo Chiappello che è stato con noi. Ricordo ancora questo evento martedì 1 ottobre, Torre Pellice alle 21 nella sede della Comunità Montana in via Lombardini. Il futuro di un territorio tra siccità e alluvione inserito nel tempo del creato 2024. Grazie, buon lavoro, alla prossima. Ciao. Grazie a voi, buon lavoro.